Salve a tutti, in questo video mostrerò come programmare e eseguire un programma CPU fatto da noi sulla macchina virtuale IFMP. Apriamo dunque VirtualBox e avviamo la nostra macchina virtuale. Come vedete, io la faccio già partire a tutto schermo. Ci vorrà qualche secondo ovviamente per caricarsi e poi andremo a scrivere un programma di esempio molto semplice in questa nostra ipotetica serie 12. Nella cartella MyProxy ho creato la cartella serie 12 che in teoria serve per un'ipotetica serie. Ci sono già dei file che adesso elimino. Questa serie, cioè questa cartella è vuota in origine. Allora, all'interno di questa cartella serie 14 vogliamo fare il programma Hello, che sarà un programma molto semplice. Dunque creiamo, tramite il tasto destro del mouse, un nuovo file che chiameremo hello.cpp. Eccolo qua. Facciamo anche un'altra cosa che è molto utile. Teniamo aperta la cartella MyProgs, perché in questa cartella c'è un file molto importante che si chiama Makefile. Questo è un file che ci servirà per compilare i programmi. È importante che che una copia di questo file si trovi in tutte le cartelle in cui si trovano dei programmi. Quindi facciamo una cosa. Prima di tutto apriamo questo file con leafpad, quindi con un semplice doppio clic. L'importante è che ci sia questo pedantic errors, quindi controllate che ci sia, e subito dopo pedantic errors scriviamo anche trattino g. È un errore che non si trovi già questo nel file preimpostato, comunque l'importante è che ci sia. Dovete farlo solo questa volta, non servirà altre volte modificare questo file. L'importante è che controlliate che accanto a warnopt ci sia scritto pedantic errors, quindi trattino pedantic trattino errors, e poi ancora una volta trattino g. Fatto questo, salviamo e chiudiamo il file. Ora, come ho detto, questo file dovrà trovarsi in tutte le cartelle che conterranno dei file CPP che dovranno essere compilati. Quindi, per esempio, noi qua vorremmo compilare il file hello.cpp, quindi copiamo il makefile e incolliamolo qui dentro. Nulla di più semplice. Fatto questo, possiamo chiudere myprogs e aprire invece il file hello.cpp. Anche qui c'è un'operazione che dobbiamo fare solo questa volta, non servirà farlo altre volte. Invece di aprirlo con doppio clic, apriamolo con un'altra applicazione. Proprio l'importante è che entriamo qua dentro e facciamo Open with other application. Selezioniamo Kate, che è un editor di testo un po' più semplice di Emacs, e l'importante è che questa opzione sia selezionata. Vogliamo usare Kate tutte le volte che apriremo dei programmi CPP. Fatto questo, facciamo Open e si aprirà Kate. Eccolo qua. Come vedete è costituito da due parti prevalentemente, una parte superiore bianca dove noi scriveremo il programma e una parte inferiore nera che è il terminale, e quindi è la linea di comando che ci dà accesso al sistema operativo. Lo so che le prime volte può fare un po' paura, ma voi non preoccupatevi, vedrete che è molto semplice usarlo. Successivamente vi insegnerò anche a renderlo un po' più carino. Per il momento, quello che io sto facendo è modificare tramite questo programma questo file qui, hello.cpp. Scrivo un testo che è un codice CPP. Voi adesso non dovete capire esattamente quello che sto facendo. Sarebbe bene che riusciste a riconoscere la stessa struttura che è stata usata dal professore a lezione. È un file che non fa altro che stampare nell'output la stringa Hello World. A proposito, quando dico stampare, è un termine tecnico che significa semplicemente scrivere sul terminale. Non preoccupatevi, spiegherò tutto a lezione molto meglio di quanto possa farlo ora. L'importante è che qui noi ora abbiamo un codice CPP che rappresenta un programma che fa una cosa molto semplice, come scrivere un testo e poi andare a capo, questo significa andare a capo. Io ora voglio semplicemente eseguire questo programma, ma prima di eseguirlo devo tradurre questo programma in un linguaggio che il computer può comprendere, perché questo linguaggio qui il computer ancora non può comprenderlo.
Questa traduzione si chiama compilazione. E per eseguirla devo semplicemente usare questo makefile nel modo in cui vedremo ora. Prima di tutto è importante che andiamo sotto Tools e selezioniamo la seconda opzione, quindi di sincronizzare il terminale con il documento corrente. Questa dicitura complessa in realtà significa semplicemente che il terminale entra nella cartella in cui ci troviamo ora. Quindi questo terminale in questo momento si trova in questa cartella qui. Ora siamo in questa cartella e possiamo eseguire la compilazione. Per eseguirla noi scriviamo make, che è un semplice comando che significa semplicemente vai a prendere il makefile e esegui le istruzioni che ci trovi dentro. Però non basta, dobbiamo anche dirgli che cosa deve fare. Make significa fare, dobbiamo dirgli che cosa dobbiamo fare. Noi abbiamo il file hello.cpp, da cui noi vogliamo creare il programma hello. Quindi quello che noi vogliamo fare è hello, che è il nome del programma. Il nome del programma deve essere, anzi è semplicemente il nome del file senza l'estensione .cpp. Quindi tutto quello che viene prima del punto sarà il nome del file. Quindi una volta scritto make hello, premiamo enter, lui ci dirà che sta compilando, e questo è il suo modo gentile di dirci sto compilando, e a questo punto vedrete che nella cartella è stato creato un nuovo file, hello, che è il programma. Vedete, questa ruota dentata significa programma. Per eseguire il programma noi entriamo nel terminale e facciamo punto slash, che significa in fondo per favore esegui, hello, quindi il nome del programma. Come vedrete il programma funziona, fa esattamente quello che c'è scritto qui, quindi stampa, cioè scrive, la stringa che ho messo tra virgolette, quindi la scritta in rosso, più il backslash n, che significa vai a capo. Ora, quando io modifico un file, quindi invece di scrivere hello world scrivo ciao a tutti e salvo, non basta salvare perché il programma sia automaticamente cambiato. Infatti se io eseguo ancora hello, mi compare ancora hello world, non è comparso ciao a tutti, perché prima di cambiare il programma io devo compilarlo. Quindi devo scrivere ancora make hello, premere enter, lui mi dirà ancora in questo suo modo molto gentile sto compilando, e tra l'altro se non dice altro dopo questo lm significa che la compilazione è andata a buon fine. E a questo punto posso eseguire di nuovo hello e vedete che l'output è cambiato, ciao a tutti. Io posso anche fare un'altra cosa, invece di scrivere una stringa diciamo così preimpostata, faccio un'altra cosa, scrivo 2 più 2 e poi ancora una volta gli dico di andare a capo. Lui invece di scrivere pedissequamente 2 più 2 come gli ho scritto io, vedrete che farà una cosa molto intelligente, ovvero sia calcolerà il risultato di 2 più 2, riscriverà al posto di questa cosa il risultato e me lo scriverà molto gentilmente nell'output, vedete 4. Quindi ho appena trasformato il mio computer da 1800 franchi in una calcolatrice capace di fare 2 più 2. Quindi mi ritengo soddisfatto e chiudo il programma. Ora, riassumo con un esempio con poche semplici parole quello che dovrete fare voi per consegnare, prima di tutto eseguire e poi consegnare un esercizio. 1. Aprire MyProx. Quindi questa cartella qua. 2. Creare la nuova cartella serie, per esempio serie 15. 3. Copiare il makefile all'interno della serie 15. 4. Creare il programma, il file sorgente C++, quindi non so io, somma.C++. A questo punto credo di essere arrivato al numero 5. Aprire con Kate. Se avete fatto tutto quello che ho mostrato prima, basterà aprire con un doppio clic e si aprirà Kate direttamente. A questo punto, numero credo 6,
scrivere il programma. Bla bla bla, bla bla bla. Versione ridotta. Ah, scusate, ho scritto somma, per cui facciamo 2 più 2. Ecco. Scritto il file? Bene, salviamo. Sincronizziamo il terminale con il documento corrente, quindi passo 7. Vedete che qui cambia. Make, somma. Compilazione eseguita. Esecuzione, controlliamo che vada tutto bene. 4. Bene, il programma funziona, con questo esercizio io prenderò il massimo dei voti, ma prima devo fare ancora una cosa, ovviamente, inviarlo all'assistente. Per cui quello che mi dovrete inviare di questi 3 file è solo il file sorgente. Il file eseguibile, anche se me lo inviate, molto probabilmente io non sarò capace di eseguirlo, perché va compilato in ogni computer. Quindi voi inviatemi solo il file CPP. Mettetelo nella cartella condivisa. Una volta messo nella cartella condivisa, dovrete semplicemente andare, come vi ho già mostrato, nella vostra cartella condivisa del computer e inviarmi questo file come allegato di un'email. Ecco, per i file di programmazione, scusate, per gli esercizi di programmazione, questo sarà il vostro compito. Quindi fare il file sul vostro computer, compilarlo e controllare che vada tutto bene. E una volta che siete soddisfatti del risultato, oppure che non avete più tempo di farlo e non ci siete riusciti, inviatemi comunque quello che avete fatto, mettendolo nella cartella condivisa e poi inviandomelo qua. Questo è tutto, spero che vada tutto bene e che siate un po' rassicurati sul fatto che compilare e programmare un programma CPP in fondo è semplice. Quindi ci vediamo martedì per la lezione, se non ci vediamo, in ogni caso ci sentiamo in un qualche modo. Vi auguro un buon tutto fino a martedì e a risentirci.